Adesso però si fa sul serio, parte di dall'alto della tua esperienza, hai affrontato anche partite di questo genere, come si preparano e come si affrontano gare che probabilmente potrebbero anche decidere un campionato? Partite di partita decisiva per noi, si può dire, si prepara man mano all'allenamento, cerchiamo di fare il possibile, prepararci al meglio per questa big match. Tu sei stato uno di quelli che in silenzio ti sei allenato tanto? Ti sei ricavato un piccolo spazio, finalmente l'hai avuto, sei soddisfatto? Certo, ovviamente sì, cerco di dare sempre il meglio e di ricambiare la fiducia del mister. Giuseppe, finalmente hai preso contatto con il gol. Sì. In queste ultime gare ti sei sbizzarrito e adesso c'è da fare sul serio, speri di avere un posticino in questa partita importantissima? Tutto si ottiene negli allenamenti, come dice il mister, le partite si vengono agli allenamenti. Cioè, più ci alleniamo più avremo più spazio. Gianni, la soddisfazione è anche questa, avere dei ragazzi che magari in questa prima fase del campionato hanno giocato poco però ti hanno seguito, tu li hai ricambiato la loro fiducia e è importante questo anche per il gruppo di questa, per questa squadra. Sì, sì, questi sono giocatori importanti, io dico che questi sono quelli più importanti. Perché sono più importanti? Perché al momento del bisogno vengono chiamati e rispondono subito sì. E questi sono giocatori che per me sono validissimi come tutti gli altri. Troppo capita certe volte in base al tipo di gioco che facciamo che qualche giocatore magari ha meno spazio per questo motivo, non per altro, perché abbiamo un Verlazzo con un giocatore di esperienza che ha una vita che gioca, è un giocatore che ha la sua piccola serie tagliata, la piccola esperienza di Beppe Scordo, che è un ragazzo promettente, onestamente. Quindi sono dei ragazzi importanti per questo gruppo, sì, il gruppo è importante. Io dico sempre che si vincono i campionati col gruppo, tutto qua. Scordo, dopo la felice esperienza dello scorso anno, quest'estate con lo Sporting Cotenne, ricordiamo, quest'estate hai deciso di venire a Biogrande con intenti davvero di primato, ci stai riuscendo, dove vuoi arrivare nel proseguo della tua carriera? Ma, tutti quanti vogliamo arrivare in Serie A, in Nazionale, ma piano piano, troppo. Sto seguendo troppo. Carlazzo, tu invece con il Via Grande ormai hai un rapporto quasi matrimoniale, diciamo, quasi decennale. E non hai mai avuto, diciamo, l'istinto, il desiderio di cambiare casacca qualche volta? No, veramente no. Mi sono sempre trovato bene con Via Grande. Penso che finirò mai la carriera qui a Via Grande. Allora adesso questi due giorni per preparare questa sfida Il Nicolosi vi aspetta, ma anche voi aspettate questa squadra. Certo, certo.
ci prepariamo al meglio per questa sfida di martedì contro il Nicosia. Speriamo bene. Allora, Giuseppe, martedì è una gara davvero importante. Quanto potrà dire per il proseguo del vostro torneo, per la lotta per la conquista della C2? Sì, questa partita è molto importante anche per il primo posto. Ma noi non puntiamo al primo posto, noi ci giochiamo il campionato. Come va a fare? Benissimo, noi ringraziamo questi due protagonisti. Adesso parliamo con Gianni Paladino. Allora Gianni... È modesto lo scordo, non puntiamo al primo posto, giustamente, ma poi ci proviamo sempre perché... noi stiamo facendo un campionato di vertice, oddio, non ci prefissiamo di fare la categoria superiore salendo, come si dice, con un largo spazio, ma sicuramente faremo il nostro buon campionato, perché ho dei giocatori validi, quindi si può affrontare qualsiasi partita, non abbiamo problemi anche martedì giocando contro il Nicolosi, questo è sicuro. Gianni, parliamo di questa gara, cosa sai di questo Nicolosi? E soprattutto come intendi affrontare questa gara? Ma Nicolosi è una buona squadra sicuramente, però posso dire che è una buona squadra per quello che si è visto un pochettino quando magari un po' in più dentro casa, perché ha un campo effettivamente un po' più piccolo, loro sono abituati a giocare in quel campo, ma anche noi siamo giocatori, insomma la mia squadra sa giocare anche in questi campi un po' più ristretti. Prepareremo la partita, lo già abbiamo fatto prima di questa partita, già abbiamo preparato la partita per i Nicolosi, pensate un po', e lunedì noi siamo qui a preparare ancora questa partita con Nicolosi e poi martedì vedremo come andrà a finire. Hai tutti gli uomini a disposizione o mancherà qualcuno? No, qualcuno mancherà ancora, Mirko è infortunato, non so se riesce a essere pronto per martedì, ma poi il resto sì, insomma sono tutti quanti pronti, tutti quanti pronti. Pensi che possa essere decisiva questa gara? È una gara importante, sì, decisiva potrebbe essere, perché loro hanno pareggiato ora una partita 1-1 e noi vincendo con loro ci mettiamo, ma decisiva per il campionato no, decisiva per metterci primi in classifica sì, ma non è questa la partita che mi risolverà il campionato quest'anno, ancora il campionato è lungo e trasferte, partite importanti ancora ce ne sono, quindi dobbiamo stare calmi, tranquilli, dobbiamo vivere alla giornata, partita ogni partita.